Eccoci di nuovo in compagnia di Adriano Petta e parliamo di Roghi Fatui, che è la terza parte della trilogia del Libero Pensiero. Sì, diciamo che gli eventi di Eresia Pura, il libro finisce con la morte dei 210 catari bruciati vivi a Monsecuro, ma la sera prima erano fuggiti quattro perfetti catari portando con sé quelle che io definisco le chiavi del sapere, un tesoro cercato nei tempi moderni persino dall'armata di Hitler, che pensando che fossero nascosti in un paesino ha ammazzato 1000 persone innocenti cercando il Sacro Graal e tutto quello, quando invece sicuramente dalla ricerca che ho fatto io all'epoca hanno portato via la cosa più preziosa che c'era, ed erano dei libri. Pensate che all'epoca un Vangelo era una cosa così preziosa che bisognava tenerlo nascosto, perché la Chiesa non permetteva che si potesse tenere in casa un Vangelo, altrimenti ti bruciava vivo, perché era solo lei che poteva spiegarti. Quindi sicuramente sono stati dei libri. Io ho seguito questo cammino e le chiavi del sapere erano quelle di cui era venuto in possesso Giordano Morario in Eresia Pura, perché questa è la seconda parte di Eresia Pura, erano la teoria copernicana, i numeri indo-arabici e soprattutto il torchio di Gutenberg, l'arte della stampa. La notte prima quattro perfetti catari si calano dalla rocca del Porteglio, una rocca terribile, fuggono portando con sé questi libri, c'è la fine di Monsecuro, tutto sembra perso dopo quasi 140-150 anni, qui a inizio Roghi Fatui, le chiavi del sapere vanno a finire in mano a chi? Questa, ecco, sono contento di dirlo perché molti mi hanno a volte accusato, ma tu ce l'hai troppo con la Chiesa Cattolica. L'eroe di questo libro è un cardinale della Chiesa Cattolica. Perché la scelta del titolo Roghi Fatui? Questa l'ha data l'editore perché nonostante abbiano bruciati vivi solo durante la crociata degli Albigesi, in 5, 6, 7 anni di inquisizione, 600 anni di inquisizione, si calcola una cifra che va dai 7 ai 9 milioni di persone bruciate vive, non è servito a niente, perché lo scopo principale di l'inquisizione era tenere bloccato la conoscenza, ciò che nascondeva, no, i libri, ma non ci sono riusciti. Le chiavi del sapere sono andate a finire in mano al cardinale Nicola da Cusa, il quale, tra l'altro era un grande matematico, e lui, che era un uomo pio, onestissimo, rubò, si appropriò di 200.000 fiorini d'oro della Chiesa per poter finanziare Lawrence Koster, Gutenberg e due orafi francesi, quindi li divise in tre parti perché lui voleva l'arte della stampa. E il primo a realizzarlo fu Lawrence Koster, l'olandese. Gli olandesi giustamente, però Gutenberg ebbe un merito, è quello che lo realizzò meglio, anche se circa 10 anni dopo. Ma il padre della santa arte della stampa è stato il cardinale il grande Nicola da Cusa, naturalmente mai fatto santo, perché con l'invenzione dell'arte della stampa il sapere non era più, non apparteneva più a dei privilegiati, ma ha cominciato ad andare a finire in mezzo ai popoli. Questo è il sogno che accomuna i personaggi che io ho scelto, Ipazia, Giordano Nemorario, Giordano Bruno, Galileo Galilei, gli eroi di Roghi Fatui, per i quali la conoscenza non doveva essere un qualche cosa che doveva rimanere in un gruppo iniziato.